La mostra è intitolata Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella Firenze del 400. È una mostra in realtà dedicata a Filippino Lippi. Sandro Botticelli gli è stato maestro, ma ben presto si è accorto di chi avesse a che fare con un grande protagonista. Era un giovane promettente nella sua bottega e quindi questo giovane ha fatto molta strada, addirittura divenendo quasi più famoso di lui nell'ultima parte dell'attività. La mostra vuole ripercorrere la vita e l'opera di Filippino e di Botticelli. Botticelli è messo alle volte a confronto, abbiamo delle opere dell'uno e dell'altro, proprio per far vedere la differenza che fin da subito si registra fra i due artisti a livello. Le sezioni sono 6, si va dalla prima dedicata a Fra Filippo Lippi, il padre, il primo maestro, perché Filippino era figlio suo e figlio di una monaca agostiniana, è appunto conosciuta a Prato. Poi abbiamo la seconda sezione dedicata all'attività nella bottega, il cosiddetto amico di Sandro, cioè il giovane Filippino Lippi, poi riconosciuto dagli studiosi. E poi abbiamo la prima attività indipendente nella terza sezione dedicata proprio a un artista che si sta facendo strada non solo a Firenze. A Firenze gli spazi sono limitati perché Botticelli li ha occupati tutti negli anni Ottanta e allora lui va a lavorare a San Gimignano, a Lucca, cerca fortuna fuori di casa e successivamente appunto nell'ultima fase degli anni Ottanta lui realizza delle opere importantissime, appunto come le Pale di Lucca, come la grande pala della Badia Fiorentina per Piero del Pugliese. Le altre 3 sezioni sono al piano di sopra, la prima è dedicata a Filippo Strozzi il Vecchio, che è stato il grande mercante, banchiere e committente di Filippino Lippi, uno di coloro che per primo lo ha apprezzato. E poi abbiamo la Cappella Carafa, quindi i rapporti con il Cardinale Carafa, qui un capolavoro che si trova proprio qui a Roma, nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Ed infine le ultime opere fino al 1504, quando l'artista muore prematuramente di sprimanzia, dice il Vasari, probabilmente l'angina, una malattia respiratoria. Quindi lui muore, viene sepolto in San Michele Vistomini con tutti gli onori, vengono chiuse tutte le botteghe di Firenze in omaggio a lui. E questo dimostra ormai della fama, dell'attestazione, del successo che Filippino ormai aveva conseguito, mentre Botticelli negli ultimi anni di vita era praticamente in disgrazia, era in piena crisi spirituale e artistica e sarebbe morto pieno di debiti appunto nel 1510, 6 anni dopo Filippino. Questo quadro è un po' l'icona della mostra, è stato scelto sia per il catalogo che per i manifesti, specialmente il volto della Vergine così dolce, così mesto, è un'opera di Filippino Lippi ancora giovane, negli anni 70, un'opera che testimonia anche un'adesione a modelli della bottega di Botticelli, per esempio la figura del bambino è ripresa dal tondo di Piacenza di Sandro Botticelli, realizzato con l'intervento della bottega, quindi il bambino è ripreso da un'altra composizione, però quello che differenzia tanto Filippino da Botticelli è questa capacità analitica nei dettagli dei fiori, cioè può trovare un precedente soltanto nella primavera di Botticelli. Il paesaggio è descritto in ogni minimo dettaglio, vedete proprio anche l'albero è stato scelto proprio per il retro copertina perché è tutto dipinto a lumeggiature. Botticelli non era interessato al paesaggio, Filippino sì, e lo si vede in tutte le sue opere, ha una visione lenticolare, analitica della natura, sull'esempio dei fiamminghi. E questo lo si vede nella Pala di Badia, lo si vede nei due tondi di San Gimignano, dove ci sono dei vasi che potremmo trovare nei musei di oggi, vasi di manifattura ispanomoresca, Albarelli, descritti minutamente. Quindi un'attenzione particolare, un capriccio, un'inventiva, una fantasia inesausta, quella di Filippino, che si vede già da queste prime sue prove e poi continuerà a svilupparsi nel corso della sua attività.